Buon pomeriggio amici di Rai 1, bentornati, avete visto nella grafica Natale con 8 figli e tra poco su questi sgabelli vuoti arriveranno il papà e la mamma di questi 8 figli. Facciamoli entrare. Questa è la storia dei Catirisano, una famiglia di Bolzano con 8 figli. Siamo il papà e la mamma di 8 figli. E se voi vi domandate come avere 8 figli, noi vi rispondiamo così. È veramente una bella cosa, ci dà tanta gioia e ci vuole tanta pazienza e amore. Samuele, 25 anni, Simone, 23, Maddalena, 20, Daniele, 19, Veronica, 16, Maria Chiara, 14, Andrea, 9, Giacinta, 7, la più chiacchierona. Sì, è vero, perché mi piace parlare ladino. In questi giorni cantano insieme i canti di Natale. Angel, alleluia, audium sus chanta. La storia della famiglia e del suo Natale, ogni anno più speciale. Rosvita e Francesco Catirisano da Castelrotto in provincia di Bolzano, benvenuti in questo nostro studio natalizio. E la vostra è una bellissima storia di Natale. 8 figli. Sa una cosa, Rosvita, le dico una cosa che so suo marito dice di lei. Dice Francesco: mia moglie è una donna speciale, io non so come fa. Perché abbiamo 8 figli e sempre però è serena, sempre gioiosa. Io non so come fa. È vero Francesco che dice così? Sì, è proprio vero. Ho usato le parole giuste? No, giusto, giusto. Quando torno la sera a casa e entro e trovo una moglie come se non avrebbe neanche un figlio. Trova tempo, amore anche per me. Lei dice: ma abbiamo 8 figli, devi essere stanca. Invece no. No. Ma come fa? Come fa? È l'amore di Dio che mi dà, la preghiera. Vi racconteremo la storia di questa famiglia, soprattutto in un tempo come questo, però io vorrei partire con le immagini di Salvatore Tomai e il racconto di com'è in quel pezzo d'Italia così bello il Natale, questi giorni prima del Natale, guardate. Ogni anno mio papà prepara una ghirlanda per il Natale. Come si fa una ghirlanda? Bisogna fare con i rami di pino una treccia e poi bisogna prendere, tagliare i rametti e poi infilarli nella treccia. Santa Claus is coming. Prendiamo le candele. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Papà, hai provato a provare la culla per il bambino? Sì, adesso proviamo e vediamo se ci sta. Dovrebbe starci bene. You better watch out. Ogni anno le mie sorelle fanno l'albero di Natale. E le aiuto anch'io. Santa Claus is coming to town. He sees us when we're sleeping. Ogni giorno alla sera noi preghiamo e dopo cantiamo una canzoncina. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Che belli, che belli! Prima di raccontarvi il Natale di questa famiglia, volevo però salutare il nostro Gennaro Corona, che dalla settimana scorsa abbiamo conosciuto. Non posso girarmi, Gennaro. Grazie. Non posso girarmi. È vicino a me, ma no, per motivi di telecamera.
Buonasera Gennaro. Buonasera. Buonasera. Allora, la settimana scorsa sua figlia le ha lanciato una sfida, lei che fa i presepielli, cioè i presepi piccoli piccoli, no? E già mi sono messa all'opera. La vogliamo ricordare? Sì, era un bicchiere dal caffè, così lei prendeva il caffè al bar . E mi ha lanciato una sfida che io gli dovevo vedere se riuscivo a creare un presepe in questo bicchiere. Perché lei è pensionato, però è un artista vero del presepe piccolo, il presepiello. Sì, sì, lei sì. Ha detto io il presepe nel bicchiere lo so fare. Beh, sicuramente sì. E allora io adesso le dico buon lavoro. Grazie. E ci vediamo. Siamo vicini ma non posso girarmi. No, va d'accordo, bene, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Va bene. Allora, Francesco e Rosvita, a casa vostra chi lo fa il presepe innanzitutto? I ragazzi che sono 8 e potrebbero farlo oppure voi? Il presepe di solito lo faccio io, i ragazzi fanno l'albero. Ah, vi siete divisi i compiti in questo modo? Sì. Mi dicono, Francesco, che lei è bravissimo con la roba, con legno, insomma. Addirittura qualche anno fa, quando i ragazzi erano piccoli, costruiva anche i regali di Natale. Ma vedevo che la piccola voleva un cucinino come si trova nei negozi e gliel'ho costruito io e ho visto che adesso da grande già me lo ricorda sempre, che era una grande gioia. Forse fra tutti i regali che ha ricevuto quello è il preferito. Probabilmente. Ce l'ha costruito con legno, con le sue mani, un cucinino. Sì, con alcuni assi, con delle forme rotonde, ho fatto le piastre, il forno, ma in maniera un po' rustica così. E invece il presepe lei, invece l'albero, Rosvita? L'albero lo fanno le figlie, un po' tutti assieme. Ma com'è avere 8 figli? Io glielo chiederò più volte durante la puntata in modo diverso, no? Ma intanto partiamo da qui, com'è avere 8 figli? Ma prima di tutto è una grande gioia, insomma, ognuno ti dà qualcosa e c'è pace in famiglia quando sono tutti assieme. Quando sono tutti assieme c'è pace, beh c'è anche molta confusione immagino. Sì, però ci dà tanta gioia. Tanta gioia. E posso anche dire che dei due lavora soltanto Francesco. Fa il bidello, sì, sì. E quindi c'è un solo stipendio che entra in casa, no? Con 8 figli. Ci sono tanti che temono anche per un solo figlio avendo un solo stipendio. Com'è la vostra esperienza da questo punto di vista? Beh, noi innanzitutto abbiamo messo al primo posto Dio, quindi crediamo nella sua provvidenza, malgrado però cerchiamo di fare il massimo noi. Cercando di dare una dignità, arrangiandoci da soli, se possibile, però vediamo che comunque è un'esperienza che è al di sopra delle nostre forze, ma ogni giorno, ogni attimo è al di sopra delle nostre Quando forze. Quando parla di provvidenza, che intende? Ma innanzitutto anche la luce di saper gestire la famiglia. E poi anche qualche volta entrano magari dei vestiti o cose che a qualcun altro non serve. Che voi non vi aspettavate, ecco, che però appunto, dicono ci faranno utile, sì. non li aspettavamo ma ci serviranno. Sì. E questo è certamente un aiuto e appunto, sì. Come ha detto lei, la provvidenza. Rosvita? No, prego, continui. Sì, ecco, nella provvidenza bisogna crederci. Ed essere anche provvidenza per gli altri. Ah, voi riuscite anche ad esserlo per gli altri, sì, aiuto? Allora, se tu sai essere provvidenza per gli altri, Dio guida le cose in una maniera... E posso chiederle come fa una famiglia come la sua ad Noi essere... Noi abbiamo anche in affido un ragazzo dell'Africa, sì. Gli paghiamo gli studi. Con 70-80 euro sappiamo che può frequentare la scuola tutto l'anno. Beh, hanno 8 figli e aiutano negli studi pagando un nono. Beh, io penso che sia una testimonianza. Non è Natale questo, amici a casa, ditemelo voi. Che bello. Possiamo vedere però com'è la vita familiare a casa vostra? Il tran tran quotidiano? Sempre il nostro Salvatore Tomai. Con le nostre telecamere ci racconta un vostro giorno normale.